L'agenzia Giacomelli, nel corso del Novecento, ha accompagnato e documentato gli appuntamenti della Mostra del Cinema di Venezia, immortalando con ritratti e scatti d'ambiente alcuni dei suoi principali protagonisti. A poche settimane dall'apertura della 78esima edizione, in Aspettando la Mostra, abbiamo risfogliato alcune pagine d'album che hanno segnato la storia di questa secolare avventura veneziana, ripercorrendo i transiti lagunari di alcune personalità di grande rilievo nell'immaginario cinematografico del Novecento. Nel 1966 giunge al Lido il 25enne Jacques Perrin, protagonista del secondo lungometraggio di Vittorio De Seta, Un uomo a metà, in un'interpretazione che gli vale quell'anno la Coppa Volpi per il miglior attore. Nella prima immagine, Giacomelli ne documenta l'arrivo all'aeroporto Marco Polo. Numerosi sono poi gli scatti assieme all'indimenticata Lea Padovani, sua partner in quel film. Qui la consegna del trofeo da parte di Luigi Chiarini, direttore della Mostra del Cinema del 66. Infine, con la vincitrice del trofeo per la migliore attrice, Natalia Arimbarasova.